Ciao mamme, nel secondo trimestre di gravidanza possiamo continuare a fare gli esercizi suggeriti per il primo trimestre nella loro versione un pochino meno intensa. Naturalmente il tuo corpo cambierà nel corso del trimestre, supererai la metà della gravidanza, quindi ascolta sempre quello che il tuo corpo ti dice e calibra il lavoro in base a questo. Esegui sempre il riscaldamento iniziale per mobilità delle articolazioni. Poi fai alcuni esercizi per le gambe senza carico e combina gli altri esercizi per la parte alta del corpo e per l'addome, sempre nella loro versione un pochino meno intensa. Per esempio, esegui il plank appoggiandoti sulle ginocchia. Inoltre, adesso ti suggerisco alcuni nuovi esercizi anche per non annoiarti. Allora, l'obiettivo del riscaldamento è quello di mobilizzare le articolazioni per poterci consentire di affrontare al meglio gli esercizi successivi. Come prima cosa, esegui delle circonduzioni molto ampie e lente del bacino. Almeno 5 da una parte e 5 dall'altra. Cominci a sentire le anche che si mobilitano. Poi passiamo alle spalle, portando indietro le spalle, facendo dei cerchi indietro con le nostre spalle per mobilitare la cuffia dei rotatori. Fai dei movimenti esagerati, almeno 5 indietro e 5 in avanti, come se nuotassi. Naturalmente questi movimenti li puoi fare anche molto più a lungo, dipende dall'esigenza che hai di mobilitare le articolazioni. Passa poi al collo facendo dei semicerchi, parti guardando da un lato, poi guardi a terra e dal lato opposto. Non andare mai indietro con la testa per evitare di schiacciare la parte cervicale e esegui dei cerchi in avanti con il tuo collo per allungarlo il più possibile. Almeno una decina di volte, 5 volte per parte. Comincia poi a utilizzare le gambe caricando il peso da una parte e dall'altra, da una parte e dall'altra, e unisci le braccia per continuare ad articolare le spalle. Disegna un cerchio con una mano, un cerchio con l'altra. Apri e chiudi la spalla. Mantieni sempre il petto fiero, non andare in avanti, ma rimani sempre impettita con l'addome ben solido per isolare le articolazioni. Poi spingi in alto lateralmente per allungare la parte laterale del tuo corpo. Di nuovo almeno una decina di volte totali, ma non basta mai, riscaldarsi non basta mai, se vuoi farlo anche più volte. E infine le ginocchia, porta il tallone al gluteo da una parte e dall'altra e contemporaneamente stendi avanti le braccia e tira indietro i gomiti quando il tallone arriva al gluteo. Respira sempre, non andare mai in apnea. Questo è un riscaldamento base. Puoi farlo più volte fino a quando non ti sentirai pronta ad affrontare il tuo bellissimo allenamento di oggi. Per le gambe puoi cominciare come nel primo trimestre con degli squat a diversi ritmi. Parti da un wide stance, quindi i piedi un po' più ampi delle anche, punte dei piedi leggermente in fuori. Porta indietro i glutei caricando tutto il tuo peso sui talloni e non sulle punte. Solleva il petto, avvicina fra loro le scapole e attiva bene l'addome. Stai giù in isometria per 8 secondi, poi esegui 8 squat singoli dinamici. Dopo gli 8 squat dinamici stai giù per 3, molleggia 2, 1 e sali, 3,
2, 1, sali, ancora per 8 volte, poi scendi veloce, rimani, stai un secondo e sali lentamente, scendi, stai e sali lentamente, di nuovo per 8 volte e infine dalle gambe chiuse inizia a destra, apri in squat, apri di più in squat e torna, sinistra, apri in squat, apri di più in squat e torna. Di nuovo 8 volte, 4 da una parte e 4 dall'altra. Puoi eseguire gli stessi esercizi, i primi che ti ho detto, anziché in wide squat, in wider squat, più ampio. Qui attiverai anche i bicipiti femorali, la parte dietro delle cosce e ancora di più i glutei, scendendo e spingendo in fuori bene le ginocchia. Infine, se vuoi, puoi eseguire l'esercizio in overhead che nel primo trimestre ti avevo proposto con una pentola piena d'acqua, questa volta senza carico. Quindi puoi scendere sollevando le braccia e rimanendo così per 20 secondi. Adesso ti propongo un nuovo esercizio per allenare le gambe. Ti serve una parete verticale, un muro o un armadio ben solido vanno benissimo. Devi appoggiare gli avambracci sulla parete verticale con i gomiti all'altezza delle tue spalle. Poi allontana di 30-40 cm la punta dei piedi dalla parete verticale. Devi spingere indietro una gamba attivando il gluteo e la coscia e contemporaneamente sollevare il braccio dello stesso lato. Stai su per 3, 2, 1, rientra, cambia lato. 3, 2, devi super attivare il gluteo e spingere indietro il tallone. Mantieni sempre l'addome ben solido per evitare di inarcare la schiena. Ripeti almeno 10 volte per lato. Rimanendo in piedi possiamo lavorare con gli adduttori, i muscoli interni delle cosce, insieme ai glutei. Ci serve sempre una parete verticale alla quale possiamo appoggiarci, l'altra mano è sul fianco. Si lavora con la gamba distante rispetto alla parete, la si attiva e si apre e si chiude lateralmente. Lentamente, stessa velocità in salita e in discesa. 10 ripetizioni dinamiche, poi rimani su, esegui 10 pulsazioni ben alte. Infine, sali e rimani su ferma in isometria per 10 secondi. Esegui una ripetizione per lato per 2 volte. Cerca il tempo di cui hai bisogno per recuperare tra una ripetizione e l'altra. Ascolta te stessa. Un altro esercizio che puoi eseguire per mantenere attivo il tono muscolare dei tuoi glutei nel secondo trimestre di gravidanza è questo. Parti dalla posizione di quadrupedia, quindi mani sotto alle spalle, ginocchia sotto alle anche. Attiva l'addome per non inarcare mai la schiena, mantenere sempre la tua curva lombare come è al naturale. Solleva su un tallone e ritorna giù. Quando sollevi il tallone, spingi in alto contraendo il gluteo. Fai 10 ripetizioni dinamiche singole, poi rimani su e dai dei piccoli calcettini in alto per 10 volte, senza mai scendere con il ginocchio al di sotto della linea delle anche. Infine, rimani su e spingi bene in alto mantenendo in isometria, quindi ferma su, per 10 secondi. Esegui questo esercizio almeno 2 volte per lato, ma cerca il tuo tempo per recuperare. Ascoltati e usa il tempo di cui hai bisogno. Per lavorare con la parte alta del corpo, ti propongo alcuni nuovi esercizi per il secondo trimestre di gravidanza. Iniziamo con le spalle e il dorso. Serve un bastone, un manico di scopa è perfetto. Impugnalo con un'impugnatura ampia, portalo davanti al petto e piega i gomiti in modo che la barra arrivi davanti al tuo petto. I gomiti sono alti, poco sotto la linea delle spalle. Poi di nuovo portalo in avanti,
Solleva la barra sopra la testa, di nuovo davanti e tira. Quando tiri, devi avvicinare bene fra loro le scapole per attivare il dorso. Esegui 30 ripetizioni per una, due o tre volte. Ti propongo un nuovo esercizio per allenare i tricipiti. Ti serve una parete verticale. Allunga bene le braccia in modo che le mani siano all'ampiezza delle spalle e all'altezza delle spalle. Se puoi, allontana un pochino i piedi. Più saranno lontani, più sarà intenso l'esercizio. Devi piegare i gomiti in modo da farli arrivare alla parete e poi spingi via la parete dalle mani. I gomiti rimangono sempre all'ampiezza delle mani e delle spalle, quindi stai attenta a non aprirli. L'addome è sostenuto per mantenere il busto in linea. Esegui 10 ripetizioni per 3 volte. Per allenare i tuoi addominali puoi utilizzare gli esercizi di plank che ti ho suggerito per il primo trimestre di gravidanza, utilizzando però l'opzione con le ginocchia a terra. Quindi le mani sono sotto le spalle, le ginocchia sono all'ampiezza delle anche. Rimani in questa posizione per 30 secondi, almeno 3 volte, lasciando passare qualche secondo fra una ripetizione e l'altra. Se vuoi, puoi sollevare un braccio, salutare e rientrare, il saluto del sergente. Se fai troppa fatica con le mani a terra, puoi andare in over, quindi portando i gomiti sotto le spalle. Vedrai che ti sentirai più stabile. E infine ti propongo un lavoro che integra l'addome con le gambe, il dorso e le braccia. Parti dalla posizione di quadrupedia, mani sotto alle spalle, ginocchia sotto alle anche. Solleva un braccio teso in avanti e la gamba opposta, quindi se il braccio è destro, la gamba sarà la sinistra. Devi mantenere ferma questa posizione per 20 secondi, contraendo ogni fibra dalle cosce ai glutei, all'addome, il dorso e le braccia per poter mantenere stese il braccio e la gamba. Dopo 20 secondi torni in quadrupedia e cambi il lato, altri 20 secondi. Ripeti questa sequenza destra-sinistra per almeno 3 volte, scegliendo il tempo di cui hai bisogno per il recupero. E infine vediamo insieme qualche ulteriore esercizio di stretching. Un ginocchio rimane a terra, l'altro si solleva, il piede rimane sotto al ginocchio. Il braccio opposto rispetto alla gamba davanti sale in alto, si allunga in alto e poi si piega lateralmente per allungare tutta la parte laterale del tuo corpo. Accompagna sempre lo stretching con una respirazione profonda, quindi inspira, aprendo bene il torace, espira tirando indietro la pancia e allungando ancora di più lateralmente. Esegui respirazioni profonde per 40 secondi, poi rientra e porta il piede ancora più in avanti in modo da poter schiacciare le anche verso il pavimento e allungare così il muscolo inguinale, l'iliopsoas. 30 secondi di respirazione profonda. Poi naturalmente cambia lato, sempre il braccio opposto si allunga e scende lateralmente per 40 secondi di respirazione profonda e poi poco più avanti il piede, schiacci in basso le anche e allunghi lo psoas, 30 secondi. Poi andiamo in piedi. Ricordati sempre di allungare bene i quadricipiti. Porta il tallone verso il gluteo, allinea bene le ginocchia, solleva il petto e mantieni in posizione per 40 secondi, eseguendo sempre delle respirazioni profonde. Naturalmente, se hai bisogno, puoi appoggiarti a una parete verticale. 40 secondi da una parte
e 40 secondi dall'altra. Poi incrocia le mani, la destra sopra la sinistra, allunga bene le braccia in avanti, porta la testa fra le braccia e pensa che ci sia qualcuno che tira in avanti le tue mani, allungando così bene il dorso e allontanando fra loro le scapole, in modo che il dorso e le spalle si streccino il più possibile. Di nuovo ad ogni espirazione senti allungare sempre di più il dorso e le spalle. Dopo 40 secondi apri e cambi l'incrocio delle mani, la sinistra sopra la destra, e di nuovo incurvi bene la schiena e allunghi in avanti le braccia tese. Infine, se in questo allenamento hai scelto di allenare anche i tricipiti, ricordati di allungare anche loro, quindi piega il gomito dietro la nuca, prendilo con l'altra mano, stendi bene in alto la testa e allunga il tricipite. 40 secondi da una parte, 40 secondi dall'altra. E allora abbiamo percorso insieme qualche nuovo esercizio adatto per il tuo secondo trimestre di gravidanza. Ricordati che ognuna di noi è unica e ogni gravidanza è unica, quindi è davvero importante sapersi ascoltare, scegliere di quanto tempo hai bisogno per recuperare tra un esercizio e l'altro, ma al tempo stesso non farsi scoraggiare dalla fatica e cercare di essere costanti. Meglio poco, fatto bene e in modo costante.